Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti finalmente ad un nuovo episodio della rubrica Pokéface, nella quale analizziamo 20 fallimenti logici presenti nel mondo Pokémon. Oggi con una puntata speciale interamente dedicata ai giochi di settima generazione. Questa carrellata di emozioni ci aspetta e dunque Changed Bains, cominciamo. Dopo la fine della storia principale di Pokémon Ultrasole e Ultraluna è possibile tornare a casa dell'allenatore protagonista, nella quale ovviamente sarà presente nostra madre, con la quale poter tranquillamente interloquire come di consueto. La mamma ha varie linee di dialogo disponibili e una di queste cita: "Chissà come se la passa Lilia accanto", una domanda che sarebbe anche legittima se non fosse che Lilia in Pokémon Ultrasole e Ultraluna non ha mai abbandonato Alola. Addirittura la vediamo al fianco dell'allenatore protagonista per tutto quanto l'episodio Rainbow Rocket. Quindi, signori, a tutto questo c'è una sola spiegazione: nostra madre non è nostra madre, è la madre dell'allenatore protagonista della dimensione di Sole e Luna, che sta importata, rimpiazzata a nostra insaputa in questi nuovi giochi. Oppure Game Freak lavora a Capocchia. All'interno del percorso 8 di Alola è presente un edificio, un motel. Uno dei tanti, a dire il vero, di una serie di edifici caratteristici di questa regione. Il punto è che questo motel è peculiare perché una delle sue stanze è niente poco di meno che la dimora di Iridio, figlio di Samina, fratello di Lilia e personaggio chiave della storia. E cosa ci si può fare in questa camera di motel, chiedrete voi? Forse è possibile sbloccare un evento segreto che Game Freak ha programmato lì dentro? Forse ci sono degli oggetti nascosti, magari sotto questa sedia, dietro questo tavolo, oppure al di là del tendino della doccia? No, niente di tutto questo. L'unica cosa che è possibile fare è parlare con Iridio, che ci dirà: vai fuori, e nient'altro che vai fuori. Quindi sì, Game Freak in Pokémon Sole e Luna e Ultrasole e Ultraluna ha programmato una stanza con l'unico scopo di farti dire dal suo proprietario di levarti dalle palle. E non capisco se è una cosa che non abbia senso oppure è davvero definitiva. In Pokémon Ultrasole e Ultraluna sono state aggiunte molte più side quest rispetto a quelle presenti in Sole e Luna, ovvero delle missioni secondarie nelle quali è necessario fare un qualche tipo di azione per poter ottenere reward di vario tipo. Vi ricordo che alcune sono veramente molto complesse, immaginate quella che abbiamo visto insieme in live con la scuola stregata piena di fantasmi. In un'altra di queste side quest invece c'è uno Starmie di un pescatore che ha sviluppato una sorta di ossessione per il gioco degli sguardi e chi ride primo perde. Questo Pokémon riesce a battere ogni altro avversario a questo gioco, tanto da preoccupare l'allenatore al punto di cercare una soluzione per far ridere il suo Pokémon, il che è tutto poeticissimo se non fosse che Starmie non ha gli occhi. Come fa a fare il gioco degli sguardi? Se il Pokémon non ha gli occhi, ha una gemma rossa al centro del corpo, che dal Pokédex viene citata come un nucleo che manda segnali nello spazio, e addirittura nell'anime Misty stessa, nella prima serie animata, fa riferimento al fatto che non può evincere le emozioni del suo Pokémon perché non ha gli occhi. Il che ci porta a una riflessione ulteriore. Lo Slowpoke che perde a questo gioco contro Starmie non perde perché sta ridendo di Starmie, perde perché riflettendo la sua faccia in una gemma lucida ride della sua stessa faccia debete. Durante l'episodio Rainbow Rocket, nel quale l'allenatore protagonista è tenuto ad affrontare 20 anni di cattivi del brand Pokémon, successivamente ad una fase introduttiva si assiste subito all'intervento benefico da parte di un personaggio che è stato chiave nella trama principale. Si tratta di Guzman, ormai redento, che ha sciolto il Team Skull e che è pronto a dar manforte a noi andando a colpire il Team Rainbow Rocket per amore di Samina, per la quale è palesissima la sua infatuazione. Più precisamente, mentre il giocatore sta per venire a attaccato da due reclute del Rainbow Rocket, Guzman le ferma ponendogli le sue mani in faccia, in modo tale che non possano più muoversi letteralmente. Teoricamente però la scena dovrebbe finire lì, chiunque a quel punto una volta bloccato se ne sarebbe andato. Però siccome le cose non devono avere un senso logico, questo non succede e questo momento si perpetua per tutta la durata dell'intero episodio. Il che significa che l'allenatore farà in tempo a risolvere tutti gli enigmi del Rainbow Rocket, battere Cyrus e i figli di Dio, battere Elisio e la sua macchina di morte e distruzione, tornare al piano di sotto e comunque Guzman sarà ancora lì con le due reclute, con le mani sui loro volti. Giorno 1. Le mie mani cominciano a far male. Sento i muscoli che cedono, ma per la mia amata farò di tutto. Giorno 7. Non sento più la mia faccia. Ormai le mie guance hanno il solco delle dita di questo misterioso individuo. Ma non posso che rimanere qui. Qualcosa mi dice che devo rimanere qui. Giorno 25, sono diventato un mulinello umano.
Visitando la scuola Pokémon per gli allenatori, uno dei ragazzini seduti sui banchi di scuola si fa una domanda più che legittima: ma dove finiscono esattamente le Pokéball lanciate dagli allenatori che, fallendo la cattura del Pokémon selvatico, si rompono? All'inizio sembra un po' una cavolata, però se ci si pensa attentamente, la domanda è importante. Diciamo che a Alola ci sono circa 100 allenatori, e mettiamo caso che questi 100 allenatori ogni giorno falliscano 3 catture di Pokémon, che non sono neanche tantissime. Ecco, se facessero così, ogni giorno 300 Pokéball verrebbero buttate a terra, che significa dopo una settimana 2100 Pokéball sparse per la regione, che significa in un mese 8400 Pokéball, che significa in un anno la regione di decima generazione di sole Pokéball sulle quali cammini fondamentalmente. Chi è che toglie gli scarti di Pokéball? Ci sono dei netturbini magici che quando andiamo a letto fanno ripulirsi di tutte quante le Pokéball che si rompono? Finiscono in un'altra dimensione? Se le mangia Gazlord? Credo che sia uno dei punti fondamentali sui quali Game Freak si dovrà concentrare per una trama veramente importante. Come ben saprete, in entrambe le coppie di titoli di settima generazione, uno degli eventi chiave è la presa di Nebulino da parte di Samina. In tutte le versioni di gioco, Samina riesce a rinchiudere Nebulino in una sorta di congegno, e in questo gli viene richiesto forzosamente di aprire un portale, attraverso il quale scende la sfaccimma di ultracreature. Ora, sappiamo bene che questo causa il processo proprio, intendo, l'evoluzione altrettanto forzosa di Cosmog in Cosmoem, in modo tale che poi questo possa essere portato all'altare solare o lunare per farlo diventare effettivamente un araldo degli astri. Se questo quindi è vero, allora possiamo dire qualcosa di ormai certo. Dato che Cosmoem esce dal congegno ormai rotto di Samina già evoluto, questa evoluzione forzosa deve essere stata per forza effettuata al momento in cui l'energia viene liberata in cielo e vengono creati gli ultravarchi, il che significa a sua volta che ad un certo momento di questo evento Samina in mano ha un Cosmoem e non un Cosmog. Però Cosmoem pesa 999.9 kg, una tonnellata di Pokémon esanime tenuta in mano da una sola e singola donna attraverso un anello. Noi non dobbiamo essere spaventati dai piani di Samina, noi dobbiamo avere paura di un suo cazzotto. La settima generazione ha introdotto le prove del giro delle isole, una meccanica che aveva promesso di rimuovere le palestre Pokémon, sostituendole con dei momenti di gameplay che avrebbero messo alla prova non solo le capacità combattive degli allenatori. Una promessa che purtroppo non è stata mantenuta fino in fondo, dato che in realtà queste varie prove non sono altro che una serie e una sequenza di combattimenti uno dietro all'altro che poi sfociano nel Pokémon dominante, il boss. Ora, alcuni di questi boss sono veramente difficili e hanno delle strategie interessantissime, altre invece sono strategie discutibili, e gli ho voluto bene. Wishiwashi, ad esempio, dispone della mossa inondazione, che trasforma il tipo del Pokémon colpito in tipo acqua, e all'inizio ho anche pensato, mamma mia che strategia incredibile, mi ha fatto cambiare il tipo e quindi non essendo di tipo acqua ho perso qualsiasi stab. Il punto è che l'unica mossa offensiva di Wishiwashi dominante è Pistolacqua. È Pistolacqua che è di tipo acqua, quindi il pescione, andandoti a inondare, ti dà un tipo grazie al quale hai una resistenza gratuita all'unico attacco offensivo che i programmatori gli hanno dato. Banchino curioso. In molti, durante il periodo di annunci di Sole e Luna, noi compresi, ci siamo chiesti chi rappresentasse effettivamente lo strano ninnolo. Questo oggetto, easter egg inserito in Pokémon X e Pokémon Y, prometteva di essere una statua dedicata ad una divinità protettrice di una regione Pokémon lontana, che poi avremmo conosciuto col nome di Alola. In Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna viene svelato il dubbio definitivamente. Lo strano ninnolo è una statua che è stata costruita in nome di Tapu Bulu. Che cosa sono quelle occhiaie che c'ha la statua, le calamite di sotto, il gonnellino, non si capisce. Le corna di Tapu Bulu, uno dice Tapu Bulu, toro parti dalle corna, le corna non ce l'ha questa statua, quindi esattamente quale punto di questa statua dovrebbe assomigliare vagamente, non dico a Tapu Bulu, a un tapu, ditemi un tapu che assomiglia a quel coso. L'unica soluzione possibile è che sia stata scolpita da un cieco, perché è l'unica cosa che mi viene in mente. Diciamo che allora non può sorprenderci che Tapu Bulu abbia distrutto completamente il supermarket del villaggio Tapu. Anch'io sarei incazzato se mi avessero fatto una roba del genere. L'intera trama di settima generazione si basa su un concetto chiave: Nebulino è importante, Lilia ha Nebulino, Nebulino va protetto, Nebulino non sta nelle borse. Ecco perché nel percorso 2 Kukui, che è un uomo adulto, un professore, una persona sulla quale tutti devono contare, si scorda a un certo punto di essere con Lilia. Non si sa bene perché, ma si scorda sia Lilia che Nebulino in un percorso, e poi dall'allenatore protagonista dell'età veneranda di pochissimi anni ha anche il coraggio di dichiarare che non sa come, ma si è scordato Lilia e non si ricorda neanche bene in quale punto del percorso 3.
come ha fatto a scordarsi Lilia a caso nel percorso 3? Come è andata esattamente la vicenda? Come può un adulto grande e vaccinato a un certo punto dimenticarsi che il personaggio chiave senza il quale Lola è fottuta non c'è più, perché se ne è dimenticato? Ho una gran voglia di camminare nel percorso precedente a tutti i costi, altrimenti mi sento male. Ah già, che ero con il Pokémon senza il quale Alola è condannata a morte. Dov'è che ero? Percorso re? Percorso bebè? Com'è che si chiamava la tipa? Emilia? Quintilia? Una volta completato l'episodio del Rainbow Rocket, l'allenatore protagonista riceve varie ricompense, tra le quali le famosissime Gran Pepite. Un'altra di queste è uno sticker del Rainbow Rocket che è possibile utilizzare all'interno delle foto scattate nella Lola Photo Club. Essendo che non te lo consegna Ciceria o Chris, che magari aveva già mantenuto il tema del Festi Plaza, ed essendo che lo sticker non è ottenibile se non dopo l'ultima battaglia del Rainbow Rocket, c'è una sola soluzione alla questione: chi ci ha dato l'adesivo? Ce lo ha dato Giovanni. Giovanni, mentre tutto sta scomparendo, mentre il suo piano sta andando a meretrici, con la velocità di un fulmine, perché neanche si vede nel filmato di gioco, deve aver fatto una roba tipo: tieni bimbo, cresce fo brav. Tiè, pito su sticker, fatte una foto, pienzema. Durante l'esplorazione dell'isola di Pony, l'allenatore protagonista si imbatte nella nonna di Api. E se precedentemente si è letto un particolare libro nella biblioteca di Mali, si ha accesso ad una sorta di filmato segreto, nel quale è possibile apprezzare la gioventù della nonna di Api e il rapporto che aveva già da piccola con il suo fidatissimo Mudsdale. Il che è molto molto emozionante, se non fosse che sullo sfondo possiamo vedere un karateka e una ballerina. Lo stesso karateka e la stessa ballerina che sono presenti ai giorni nostri nello stesso percorso. Il che ci porta ad una sola conclusione logica: questi due figuri sono immortali, ma hanno ottenuto il dono della vita eterna in cambio della promessa di rimanere sempre nello stesso punto per millenni, visto che in 50 anni non si sono mai spostati. O in alternativa sono dei vampiri resistenti al sole e abitudinari. Tra le tante subquest disponibili in Pokémon Ultrasole e Ultraluna, quindi sempre aggiunte rispetto a Sole e Luna, ne abbiamo una che si tiene al Hotel Voce del Mare. Qui troviamo un facchino che è molto scontento del suo lavoro e il proprietario dell'hotel ci dice che mostrando un Magmar a quest'uomo avremo la possibilità di tirargli su il morale. Una volta consegnato il Magmar è lecito chiedersi com'è possibile che ad una persona che non è contenta del proprio lavoro, facendogli vedere un Magmar, si abbia la possibilità di cambiare qualcosa. E arriva la magia, signori, la magia, perché il tale ci dirà che grazie alla vista del Magmar si ricorda, aiutami a dirlo, di sua mamma. Un Magmar papero che sputa fuoco con una fronte grossa così gli ricorda sua madre. Io credo che se sua madre sapesse di questo dialogo, penso lo disconoscerebbe questo povero Cristo. Non me lo spiego altrimenti, non so, la mamma prende fuoco per autocombustione, è figlio di un papero e non lo sa, è Kung Fu Panda. Forse però una soluzione c'è. Nella descrizione del Pokédex di Pokémon Sole e Pokémon Luna, Guzzlord viene descritto come un Pokémon che mangia tantissimo e qualsiasi cosa. E nonostante questo, non lascia mai escrementi in giro. Quale ricerca scientifica ha portato esattamente a questa conclusione? Guzzlord, creatura che viene da un altro universo. Da dove proviene? Irrilevante. Di cosa si nutre? Chi se ne frega. Come fare a fermarla prima che mangi l'intera Alola? Ci pensa Bellocchio, è pagato per questo. Ma caga. All'interno dell'Ether Paradise, teatro fondamentale degli eventi di settima generazione, poiché è il luogo nel quale scopriamo che l'Ether Foundation non è poi così buona, un NPC fa una dichiarazione veramente incontrovertibile. In questo posto è pieno di facce diverse. In Pokémon Ultrasole e Ultraluna, il filmato di chiusura del gioco è stato decisamente modificato rispetto ai loro predecessori. Abbiamo una serie di scene che sono state aggiunte e sostituite, e una delle aggiunte rilevanti, anzi quella che ci interessa in questo fail, è il momento in cui Iridio parte per canto al posto di Lilia. In questa scena importantissima, Iridio va via e Samina lo raggiunge con sorpresa del figlio per dargli un caloroso saluto, mostrando insomma, senza troppi dialoghi, anzi senza nemmeno una parola, una ricongiunzione palese all'interno di una famiglia che è stata devastata dagli eventi legati alle ultra creature. La scena è veramente heartwarming, con tanto di dipendenti della fondazione Ether che salutano, di un tale che non si è mai visto in tutta la storia che saluta, e poi c'è una scelta che ancora oggi devo comprendere, perché Game Freak ha deciso
so con quale logica, inserire nel filmato tra le persone che salutano un bambino che invece se ne straciccia della scena strappalacrime e non saluta, sta con la testa china a giocare al suo 3DS. Perché? Perché mettere quel bambino che gioca al 3DS mentre c'è una scena così commovente? Allora aspetta, una soluzione c'è, in realtà il bambino è il giocatore, il bambino sta guardando quella scena dal suo 3DS in un loop infinito nel quale un bambino vede un bambino che gioca, giocando vede un bambino che gioca e giocando vede un bambino che gioca che giocando vede un bambino che gioca. Nel centro commerciale di Awoli c'è un piccolo palchetto sul quale viene svolta la parata dei poche passaggi, ovvero una sorta di festival nel quale viene celebrata l'utilità di questi Pokémon, la magnanimità di queste creature tascabili che aiutano l'allenatore ogni giorno a superare i percorsi più infidi. Una volta finita la parata è possibile dialogare con un anziano signore che è seduto sulle sedie dedicate al pubblico e che ci confesserà di essere anch'egli un uomo dello spettacolo, più precisamente un cantante. Il suo pezzo preferito è, attenzione attenzione, Ultimo Canto. Ultimo Canto, che è la mossa con la quale è possibile far decedere al suo solo ascolto tutti i Pokémon in 3 turni, compreso chi canta. Voi capite che questa persona è sbagliata, che è malata? Questo vecchio canta sui palchi con l'unico scopo di far finire a terra svenuti tutti quanti i Pokémon che lo ascoltano. È un serial killer, signori, è malato, è un criminale ed è ancora a piede libero nonostante a 3 pixel di distanza ci sia una stazione della polizia. In 7ª generazione sono state introdotte le descrizioni del Pokédex dedicate alle mega evoluzioni, un'aggiunta più che rilevante per comprendere in maniera migliore la natura dei Pokémon che mega evolvendosi cambiano fisionomia e aumentano decisamente il loro potere offensivo e difensivo. Il punto è che però ogni descrizione è incredibilmente terribile e mi ha fatto definitivamente passare la voglia di mega evolvere qualsiasi tipologia di Pokémon. Volete degli esempi? Mega Houndoom ha unghie e coda che si stanno sciogliendo durante la mega evoluzione, perché la temperatura interna corporea è così alta che mentre è mega evoluto questo Pokémon soffre costantemente. Mega Glail, mega evolvendosi, si spacca la mascella, è per questo che ha la bocca aperta. Cioè voi ve lo immaginate? Vai Glail, mega evolviti! Assolutamente senso a quel punto che un Pokémon si debba fidare ciecamente dell'allenatore per mega evolversi. Vai Glail, mega evolviti! Mega evolviti! Non può fare altro, si deve spaccare. Mega Scizor, per andare leggerissimi, se rimane troppo tempo mega evoluto, si scioglie, tutto si scioglie. A Mega Tyranitar e Mega Gyarados va un po' meglio, perché non si sciolgono, semplicemente perdono ogni capacità cognitiva, sono solo in grado di distruggere, però non capiscono niente. E tenetevi forte, perché Mega Garchomp ha le falci posto delle braccia, perché le braccia si sciolgono completamente per la troppa energia della mega evoluzione. Il che non solo è raccapricciante, perché io devo sciogliere le mani del mio Pokémon per farlo diventare più forte, ma è anche logicamente insensato, perché quindi finita la mega evoluzione le braccia per magia si rattoppano, quindi teoricamente Garchomp, non lo so, te lo puoi anche mangiare come le capre di Thor della scorsa settimana, tanto lo mega evolvi, te lo mangi, poi torni indietro, finita la mega evoluzione, finita la battaglia, Garchomp torna come nuovo. Siamo delle bestie comunque, davvero, basta, dite no alla mega evoluzione, il Team Plasma ci aveva ragione, Gekis ci aveva ragione, dovevo votare Gekis. In Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna è stato introdotto il Surf Mantine, un divertentissimo minigioco nel quale si richiede di cavalcare le onde di Alola su un Mantine e compiere dei trick aerei per totalizzare punteggi record che verranno convertiti in preziosissimi punti lotta. Il nostro primo contatto con questa nuova funzione avviene in una spiaggetta neo aggiunta in Ultra Sole e Ultra Luna nell'isola di Mele Mele. Qui vediamo un Team Skull che vuole a tutti i costi cavalcare i Mantine e questo gli viene negato dall'addetta al noleggio o comunque alla gestione dei servizi legati al Surf Mantine. Il motivo sarà sicuramente che il Team Skull è cattivo e non si danno le cose buone ai cattivi, giusto? Sarà sicuramente che il Team Skull fa male ai Pokémon e quindi Mantine non deve soffrire. Sarà che il Team Skull è delinquenza e non si vuole supportare la delinquenza con la possibilità di farla viaggiare in maniera più comoda. No? No. No. Questa tipa in costume dichiara che il Team Skull non può accedere al Surf Mantine perché sennò ballando sui Pokémon finiscono per cadere come hanno già fatto le ultime 10 volte. E per tutta risposta il Team Skull non dice "ma che cosa stai dicendo?". No, no, le dà ragione, dice "ma che pretendi? Questa è la nostra identità". Quindi non possono fermarsi.
Tra i vari ultramondi visitabili attraverso l'ultracondotto, introdotti in Ultra Sole e Ultraluna, abbiamo un mondo bizzarrissimo nel quale c'è una Awoli completamente distrutta. In sottofondo abbiamo la musica di Awoli al contrario, una landa devastata sulla quale si sta cibando di macerie proprio Gazlord che abbiamo visto prima. In questa dimensione è avvenuto, l'abbiamo già detto in un video teoria qualche settimana fa, un incidente nucleare, lo testimonia non solo lo scherzoso cartello di energia della centrale elettrica sana e sicura, ma anche e soprattutto il fatto che l'unico essere umano presente in questa dimensione abbia una tuta protettiva che copre ogni parte del suo corpo con tanto di maschera a gas antiradiazioni. Quindi, una volta noi arrivati in questa dimensione, con addosso dei catanaspita di Bermuda, qualsiasi persona sana di mente ci avrebbe detto: fratello mio, guarda, lì ci sono le radiazioni, c'è Gazlord che ti ammazza, proteggiti, mettiti qualcosa addosso. Invece non succede niente di tutto questo, anzi, il tale ci dice: tutta l'umanità è scappata altrove perché qui si stava morendo, ma prego, entra pure, il tubo è da quella parte. Ma tanto noi siamo gli eroi, che ci frega, dimensione alfa, tutta la vita, noi la portiamo, alfa. Al termine di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, veniamo tempestivamente richiamati presso casa nostra da un'allarmatissima Ultra Pattuglia che ci spiega che nella prateria di Pony sta avvenendo un'invasione di Ultra Creature. A seconda della versione di gioco, infatti, degli Stakataka, precisamente 3, o dei Blacephalon, stanno scorrazzando liberamente nella regione di Alola, l'isola di Pony, seminando il terrore. E starà ovviamente a noi sconfiggerli e catturarli. Ora, una di queste Ultra Creature verrà catturata da Au e il problema non si pone. Le altre due, invece, devono essere catturate da noi, e per devono essere catturate intendo devono essere catturate, perché mi sono accorto, mio malgrado, che qualora non si vadano a catturare entrambe le ultra creature, per esempio la seconda la si sconfigga o semplicemente si faccia fuga, l'evento continua ad andare avanti, continua ad essere tenuto in memoria dal gioco, il che significa che qualora decidiate di non catturare la seconda ultra creatura, potrete vivere l'emozione di avere per mesi la prateria di Pony con in sottofondo la musica delle ultra creature, con il pericolo logicamente presente di un Blacephalon che si sta facendo scoppiare la testa da 3 mesi in prateria, con robe che prendono fuoco, Pokémon che muoiono, la popolazione di Pony che si estingue completamente. Non completamente, muoiono tutti tranne il Karateka e la danzatrice di prima, perché per carità l'abbiamo detto, sono immortali, però tutti gli altri muoiono. Wow, signori miei, abbiamo concluso 20 fallimenti logici che francamente mi hanno fatto ridere anche a me che ho scritto il video. Ovviamente al solito si tratta di fallimenti logici che vogliamo trovare per farci due risate, ma è chiaro che la motivazione di molti sia giustificata dal semplice mondo narrativo fantastico di Pokémon. Quindi, signori, insomma, ve lo ripeto sempre, non prendete questo video come un adesso smentiamo la Pokéface, perché non è un face, perché in realtà il Ridio sa dire solo vai fuori, non sa l'italiano, straniero. A questo punto fatemi sapere qual è il fail che vi è piaciuto di più, o ne avete altri da aggiungere a tema settima generazione? Fatecelo sapere qui nello spazio commenti di YouTube o sulla discussione ufficiale di Pokémon Millennium. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like e fatemi sapere se lascia o meno escrementi. In descrizione avete TT, lo shop di magliette, oggi ho maglietta di BoJack Horseman, nel quale potete acquistare magliette a tema videogame, anime e serie TV con un codice sconto del 10% Giovannone. Sempre qui sotto abbiamo lo shop di Razer, nel quale potete acquistare questo microfono, ho tastiere, mouse, webcam, cuffie e auricolari, anche qui con un codice sconto del 3% Razer for Sidonia. In ultimo ma non meno importante, a K Informatica, lo shop nel quale potrete acquistare il nostro computer da lavoro o un computer da gaming molto prestante. Concludo dicendo che questo video è stato pre-registrato, come sapete, prima della nostra partenza in Giappone, e quindi per qualsiasi informazione sulla programmazione di questa settimana visitate la pagina Facebook di Sidonia. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!